Buonasera amici del Grande Wrestling, amici della IWE, qua il vostro amico Giacomo da solo per il momento e siamo pronti per una nuova puntata di Takedown, puntata che si preannuncia molto scoppiettante. Subito il match della serata qua, Martinicius contro Anonime, poi Antox Rayford vs Scalomania in Extreme Rules match, Red Devil e Radam, lo stesso, uguale stipulazione, tag team match, e poi a seguire il triple threat tra Morris, Benny Green e Crazy Horse. Bobby, ciao bello, ho trovato gli atleti che cercavamo, ora se vuoi vieni con me, così li raggiungiamo, e niente, gli possiamo spiegare le regole, quel che abbiamo in mente. Quindi abbiamo appena visto l'intermezzo tra Bobby Blackwell e il nostro general manager Simone e iniziamo subito col match. Vedremo come si svilupperà, non si è capito bene cosa si sono detti, almeno si è capito cosa si è detto, ma non è ben chiaro a cosa si riferivano. Intanto subito partiamo con l'azione, come appena detto, tra Martinicius e Anonimi. Match molto particolare, interessante, con Anonimi che grande rampa di lancio. Martinicius che è tornato e non ha dimostrato ancora le sue vere capacità. Qua subito però si dimostra ben attento e sveglio e evita, ma se dimostra, si prende un bel calcione dietro la nuca. Anonimi, che abbiamo visto nelle scorse puntate, ha tirato fuori prestazioni molto molto interessanti e vorrà portare a casa anche oggi una vittoria, e lo fa con un takedown seguito da una presa al collo che prova a danneggiare appunto Martinicius. Non vi nascondo che è molto difficile parlare da solo, perché chiedere opinioni è molto facile, però continuiamo così. Intanto qua presa, Martinicius reagisce, va a segno con una head scissor prolungata, non mi sente il colpo alla schiena, però reagisce subito e prova subito un suplex, vediamo se va a segno, no, reazione di Martinicius, ottimo scambio, ancora va a segno con un head scissor, sì, grandissimo atleticismo Vinicius, che poi porta segno un dropkick. Va uno springboard, è andato a vuoto, qua Anonimi trae vantaggio. E Martinicius. Eccomi. Oh, ciao Simo. Eccomi. Ciao Jack. Come sta andando? È un po' tosta, però grazie di essermi venuto in aiuto. Scusa, c'ho tanto da fare oggi. Non so se hai notato che è successo a Fury la scorsa puntata, no? L'attacco di Moro, che Thunder non sarà più, probabilmente sarà infortunato per un bel po', non sappiamo quanto, e quindi hanno deciso di fare l'Elimination Chamber. Però che facciamo noi? Noi abbiamo le nostre qualificate l'Elimination Chamber, e quindi si è ritrovato con questo gatto da pelare, cioè che si fa, e quindi ho deciso che si fa un bel match ora tra Anonimi. Sono abbastanza indeciso infatti tra questi Anonimi, tra Martinicius, su chi... Ma quindi è per un posto nella chamber? Ma dai, esatto, in tutte le parole di Bob, sto per dire. Perché ci sono tanti atleti che mi piacciono, comunque qua di Takedown, che non hanno trovato un posto nella chamber. Visto che se la fanno a Fury, non vedo perché non ce la possiamo fare anche noi, no? Certo. E quindi i tre restano quelli che sono già qualificati, poi vedremo. Uno sicuramente, questo potrebbe essere uno tra Anonimi e Nietzsche. Infatti qua due belli atleti che no, secondo me hanno fatto dei gran bei match in passato, quindi si meritano questa possibilità. Sì, come stavo dicendo, Anonimi è in grande forma, un po' meno Martinicius, però vedremo. Sì. Tanto il match sembra abbastanza combattuto, anche se Anonimi ha un discreto vantaggio in termini di punti, però qua guarda che reazione, serie di braci tesi. Evita braccio teso, passando con un super kick Martinicius. Simo, io
Comunque sono contento che ti hai raggiunto qua con noi, era da un po' che non partecipavamo, non so se queste scorse puntate ho un po' criticato, ma io te lo dico tranquillamente, i tuoi modi di fare, ma credo che tu, da quanto, cioè, ti conosco da tanto tempo, credo che tu abbia un'intelligenza tale da giustificare anche certe azioni che hai svolto. Ma certo, cioè, e riguardo alle critiche, non preoccuparti, cioè lo so, anche i migliori sbagliano, prima o poi aprire gli occhi anche a te, tutto tornerà come prima, tranquillo. Beh sì, anch'io ti reputo migliore, quindi anche tu aprirai gli occhi prima o Fili così, anzi, lascia anche ancora dei conti in sospeso con qualcuno, qui poi ce ne apriremo bene gli occhi. E sì, dovrò aprire le penne. bene anche il Tommy, il nostro amico che oggi non c'è, che a quanto pare ti ha attaccato un po' la faccia nella tua parte posteriore, però vabbè. Io non le mando a dire, glielo ho detto anche a lui, ma non è un problema, mi piace discutere. Non sono per niente d'accordo con questa affermazione, tu sei semplicemente uno che ragiona molto in fretta, se li mette davanti la verità e riesce a vederla, non è uno che parte lui. Aspetta, aspetta, uno, due, no, neanche due. Una domanda che volevo farti da tanto, ma pare sia il general manager che il commentatore. Quanto è impegnativo? Mamma mia, è parecchio. Ci sono dei giorni veramente che non hai più il tempo neanche per andare in bagno, praticamente. Infatti, penso si veda dalla mia faccia, sempre più stanca. E poi avere degli elementi come Morris, cioè dei bulli del genere nel roster, è normale. Tanto guarda, questa mossa la conosco però. Sì. Due, Attenzione, fa eh. proprio. Attenzione, vicino a conquistarsi il posto nella Chamber. Mi sta dando una bella impressione da Martinicius oggi. Sono entrambi lottatori che io apprezzo tantissimo questi. Li ho messi in questo match proprio perché mi dispiaceva lasciarli fuori dalla Chamber. Almeno uno di loro deve avere la possibilità di andarci, no? Chi preferisci tra questi due? Io anonimi, anonimi. Allora lo licenzio. No, scherzo, dai. Senza Lo rancore. spray. Vediamo. Se vince, mi sa che lo Uno. potrei fare. Due. No, scherzo, scherzo. Un balletto però non mi. Vediamo come andrà a finire. Io sono molto curioso. Io sono forse anche un po' tifoso di Mio. A me è sempre piaciuto. Sia prima che tornasse. Cioè, che tuttora, no? Anzi, da quando è tornato dimostra ancora di essere più in forma. Ah, so, è un bel lottatore, però tra questi due, a livello forse di spettacolarità, preferisco più Martinicius. Poi, cioè, uno che si presenta sul ring di fronte a 70.000 persone con la faccia di, mi sembra, Ribéry, poi. E poi non amarli, dici. Tanto qua, riproposto. Sicuramente non è spaventato dall'Elimination Chamber dopo che fa una roba del genere. Ah, sicuramente non dovrà preoccuparsi di prendere gli spregi in faccia. Tanto così. Intanto facciamo un grande ciao a Frank, sappiamo che è tanto un grande fan. Intanto qua si prosegue Martinicius che dimostra. Ancora una volta però qua fa un errore. Attenzione, shoulder block seguito da un roll up. Con l'arbitro un po' lento a contare. Solo conti di zero, anzi. Ma sbaglio sembra che abbia metà faccia se l'essia tipo pitturata di bianco. Non lo so, magari nel tempo libero con in bianchino. Intanto qua. Guarda, vedi che c'è la smurriata proprio. Sì. Però ancora insiste con questa manovra. Un bel break molto particolare. Attenzione. Uno, due. Vicinissimo al conto di tre. Martinicius che si nervosisce. Stavolta ci è andato veramente vicino. Attenzione, intanto uppercut, reazione di enemy. E poi va uno snapmare. Lavora sempre al collo.
Il nostro amico Barbuto. Fare la sua maggior prestanza fisica in questo caso. Aveva tirato pure un bellissimo coniglio dal suo cilindro, Martinicius. Guarda però. Sì, però questi calcioni. Tanto qua. Calcione, no, vai con un Dragon Screw. Martinicius. Match Sarebbe in molto braccio. intenso, pensavo durasse di meno. Nel senso, Sanno che. comunque. Jack, dai, stiamo parlando della Chamber. Una Ok. roba del C'è genere ti tanto in cambia la palio. vita. C'è tanto in palio, esatto. Tanto qua, reazione Martinicius che si dimostra essere tenace, va sempre con un attento DDT. E poi attenzione, lo indica, attenzione. Scusa, Cosa non fa? riesco a Resiste. guardare in faccia. Sì, bisogna sussurrare, attenzione, vuoto. Al nemico, un attacco all'angolo e poi fa un segno con una di calcio, gira in giravolta, la parte di Martinicius, in Trouble in Paradise. E va a segno, va lo schieramento solo contro di uno. Si Solo dispera. conto di uno. Beh, pensa a te. Tanto si rialza, ne chiama forse un altro. Il calcio Bloccato. ne blocca e fa segno, spinning wheel kick, questa è la fine, 1, 2 e 3, ma non inizi, aggiunga il posto della punta, 1, la Bella fine del prestazione. Vabbè, prestazione da Miz, era un po' avvantaggiato per il più che altro per il suo peso maggiore, presenza fisica, però bravo, si guadagna il suo posto nella Chamber, ma anche bravo in questo punto a Miz. È una bella prova, non me l'aspettavo. Bravi ragazzi, un uomo che avanza si fa strada a takedown. qua un match molto interessante, il nostro amatissimo Scalomania contro Anthox Rayford. E va segno subito un German Suplex, parte a 1000 all'ora. Vediamo chi avrà meglio anche in questi casi. Abbiamo Sì. due stili diversi. Rayford Sì, Scal. forse è molto più tecnico. Scalomania, puro spettacolo. Scalomania è forse il personaggio di takedown più amato. Beh, dopo Tuna. Una di pe ma è amato dai suoi amici forse. Dagli spacciatori. Però Bellissimo intanto. intanto l'attire di Anthox Rayford, mi Sì. piace tantissimo. Qua intanto reazione, appunto, va a segno con un lo butta a terra, una serie di pugni. Scalomini è leggermente in difficoltà. Grandissima mossa, un jumping complete shot dal nulla da parte di Anthox Rayford che vuole mettere subito alla fine una Falcon Arrow, attenzione. Mamma mia, con che facilità l'ha eseguita. Devastante, devastante. Se lo colpisce, ma Anthox Rayford, scusami, ma io ho una memoria veramente, non mi ricordo neanche cosa ho fatto stamattina. È un ritorno o Eh sì. un... Oddio, Ok. possiamo considerarlo un nuovo arrivo, perché in questa federazione non c'è mai stato, però se ricordi bene, lui era nella federazione passata. Prima che cambiassimo, diciamo, Quando gestione, prima che ci fosse la secessione, mi piace chiamarla. quindi parliamo di debutto. È molto interessante questo personaggio, mi intriga. Però appunto gli appassionati conoscono già di cosa è capace Rayford. È stato protagonista di grandissimi match. E ora infatti Guarda, ce lo dimostra. stavo cadendo tanto la mia sedia. Qua Scalomania però reagisce, prova una presa, jumping knee, seguito da un bulldog. E poi cosa fa? Backbreaker, neckbreaker, un'ottima combo da parte del nostro amico scheletrico. Scusa, vedi già quegli effetti da fare il GM da. Eppure i commentatori sono questi, cioè questa stanchezza è. Non per i lottatori, però, mamma mia. Non ti posso capire perché io faccio solo il commentatore, però
Lo posso notare. Intanto qua va a vuoto con una springboard, crossbody, Scalamini, allora ne approfitta un toxic rape, lo divide in due parti il cranio con una ginocchiata in pieno volto. Possiamo considerarlo un rocket kick? Sì, un rocket kick e poi seguito da Tiger Suplex. Cosa fa Rayford? Ah, Ah, sì. Rayford ricordiamo che è un Extreme Rules match, è vero. deve dimostrare a Tigerman di meritarsi una possibilità per il titolo hardcore. Tigerman, non so se segui spesso Fury, ma Tigerman lo accusa di non essere abbastanza hardcore per meritarsi una possibilità per quel titolo. E in Beh, effetti. adesso ho portato il primo attrezzo, il primo tavolo sul ring che è stato posizionato a Scalomenia. Vediamo se risponderà. Attenzione, Scalorana dal nulla. Attenzione perché è stordito Rayford, potrebbe essere già la fine. È vicino al tavolo. Lo posiziona, sbatte l'addome, si appoggia pericolosamente, attenzione, lo carica. No, cosa vuole fare Cosa fa? Scalomini? Sbatte la testa. Non Non ci passa, ci è passa. normale, se no scheletro. Ho problemi, attenzione qua, sbaglia, però va a vuoto. Rischia di rompere il tavolo, poi a vuoto anche Rayford, e poi fa segno. Handspring, scusate, handspring, Telekick, ti aiuto. telekick, grandissima manovra. Rayford carica, si carica col pubblico, però reazione di Scalomania, sweep, e poi un grandissimo uppercut. Che bei natatori però, già, guarda quanto sono veloci. Non Sì, c'è un oh. secondo di tregua. Esatto, sono questi match belli. Questi sono gli atleti che piacciono a me, gli atleti che dovrebbero esserci a Takedown, non quelli sul viale del tramonto, che dovrebbero già stare in pensione. Attenzione, qua intanto Entox Rayford che prova un superplex. Attenzione, qua lo Scalomini non reagisce, può andare a segno con un superplex. Il tavolo si rompe, reazione di Scalomini. Come ha fatto? Incredibile. Sì, prova l'inchino per un leg drop. Sì, ma come ha fatto a rialzarsi così velocemente? Si è mutato. Ok, dicevo, secondo me pesa troppo poco, non è soggetto alle leggi della fisica. Intanto qua, Antox Rayford che prova un calcio, no, il Dragon Screw da parte di Scalomania che va a prendere il tavolo e non si è rotto in precedenza. Forse anche quello, il fatto che non si sia rotto il tavolo è riuscito a Eh reagire sì. subito. Attenzione, intanto qua, DDT. Perché è caduto sulla parte laterale del tavolo. Attento! Springboard, shoot it up, press fuori dal ring. Parte di Dantox Rayford che si rialza a fatica. Questi sono grandissimi lottatori. Veramente, mi toglierei il cappello. Che non hai. Tanto qua Russian Leg Sweep da parte di Scalomene che poi si mostra a tutto il pubblico. Invece cosa fa? Lo trascina, vuole quel tavolo, lo vuole distruggere a tutti i costi. Fa segno con un drop in no, evita Rayford, pugno, attenzione cosa fa, ancora serie di colpi, Irish Whip, no, e È poi un ancora uppercut. quello, il grande uppercut, una violenza inaudita, attenzione, zigzag, forte di Rayford che potrebbe mettere fine al match, cosa fa, SOS. SOS, 1, 2, incredibile. Tanto vedi cosa mi ha regalato il mio amico Zatta? Non vedo, cosa ti ha regalato? È una Monster, è il suo Ah, sponsor, quindi. giusto. Tanto qua la mostra non ha bisogno. Scalomania dopo questo colpo che distrugge il tavolo, mamma mia. Il pubblico impazzisce. Però reazione subito da parte di Scalomania.
Rayford va all'angolo, Irish Whip, attenzione. Joe Breaker. Lo Guarda. risolleva Cosa fa? ancora. Ancora zigzag. Dovrei fermarsi, sa che deve colpire ora. Infatti va a segno. Carissimo colpo, Giampini 1, 2. Incredibile. È riuscito a uscire da lo schieramento, là si arrabbia, attenzione. Pazzesco. Si incazza, Antox Rayford, cosa fa? No, razza di Scalamegna, che non ci sta, colpisce l'arbitro, attenzione. L'arbitro leggermente stordito, cosa fa? Finisce fuori da Rini. Quadratura va verso Antox Rayford. Prende la rincorsa, Scalamegna. Cosa fa? Su save Rayford con un capriola, lo colpisce. Grandissima mossa acrobatica di Scalomenia. Senti il pubblico. Pubblico Sì, vero. ragazzi, lo so, vi organizzo sempre roba figa io. Scalomenia, tributo a Eddie Guerrero. E prova a schienarlo dopo quella manovra. Attenzione, uno, due. E no! Vicinissimo il colpo, attenzione. Non perde tempo Scalomenia. Sì, è bello, tipo di questi match e basta, cioè, fantastico. Oddio, ho provato a colpirlo. Attenzione al drag acrobatico ancora, e poi va a segno con un elbow drop con kick up e dice guardatemi Quanto so figo. quanto sono figo. Qua lo porta, lo trascina per il ring. Nantox Fare? Rayford è esausto, però reagisce, cade malamente e poi va a segno con lo springboard. Senton, forse? Senton, sì, Rolling Senton da parte di Antox Rayford. Mamma mia. È il doppio di Scalomini e riesce a fare quasi le stesse manovre. Dai. Tese Scalo Barrier, lo colpisce però non benissimo. Però può essere lo stesso la fine per Antox Rayford. Trova lo schieramento. Uno, due. E no! Incredibile. L'aveva preso in maniera totalmente fuori da ogni schema. Una Scalo Barrier praticamente sul capocollo. Però non ha sfruttato il conto di tre. Infatti, lo vedi, ti stropicci gli occhi, anch'io ho difficoltà a crederci. Qua Scalomini decide di andare con l'artiglieria pesante e va a segno ancora con lo springboard. No, lo Non esplode va. a vuoto e viene colpito dalla scala. Scaromania sta dimostrando essere molto più hardcore di Rayford in questo momento. Magari dimostra a lui di avere qualche chance. Che fa? Anzi, vuole salire sulla scala, sale anzi. Si mette in cima alla scala, si gira, cosa fa? Un saltavuoto! Attenzione perché qua Antox Rayford può approfittarne! Cosa fa in go slam? E prova a schienarlo! No, lo lascia! No, riesce a uscire, Scalamegna finisce fuori dal ring! Anche con le poche energie rimaste è riuscito a evitare la capitolazione, però si prende una DDT fuori dal ring, ma veramente male. Ormai Rayford is on fire, direbbero. Però è stato furbo Scalomini, con le poche energie rimaste è riuscito a uscire fuori dal ring, energie che adesso se ne vanno del tutto con questa sediata in piena nella schiena. Qual è l'intelligenza sul ring? Si vede. Comunque, secondo me, ormai è considerato un veterano per lo sport. Esatto, intanto Però. attenzione cosa fa qua. Ora un pugno. Attenzione, calcio. Rimane stordito Rayford, però reagisce. Va a segno con il fuori dallo smash. E si carica, Attenzione. vuole chiuderla. Sta perdendo anche troppo tempo. Attenzione, calci, ancora un calcio. Al petto, inizia di diventare rosso nelle costole. E poi calcione nella testa e prova lo schienamento, attenzione. Uno, due e È stato così forte quel colpo di reni che ha fatto volare anche la scala. Esatto.
Attenzione, prova il fungo, no, reazione di Scalomania, che va a segno con la Scalorana. Cosa fa? Prende ancora la sedia, la scala, scusate. La posizione, la vuole rompere forse. Cosa fa? Forse sì. Prende per la nuca. Le lancia la scala, gli dice vieni, vieni, ma tanto Oxenreinhold è senza perso i sensi. Attenzione, cosa fa? Body Slam, la distrugge! Una body slam semplice quanto efficace perché distrugge la scala. Qua la scala meno lo chiama, attenzione, quella scala bare, no, evitata. Rayford ne approfitta, no, ancora evita il calcio, attenzione, cosa fa? Doppio scissor, grandissima mossa, e poi evita. Sta Senton, Rayford si rialza con un kick up e passa in una zigzag. Incredibile quello che stiamo vedendo. Match da Caglio Palma, attenzione SOS, questa è la fine. 1, 2, no, pazzesco. Cade in ginocchio, Refor, non sa più che fare. Non sa più che armi utilizzare, anche se in effetti ne ha usate veramente poche. Tanto qua si riposa, rilassa un attimo. Madonna, Prova però ancora un pugno, reazione di Scalomania. Scala, ancora. Scalorana. Mi ha Prova schienato. schieramento. 1, 2 e solo conto di 2, si dispera Scalomania. C'è solo una mossa che potrebbe salvare Scalomania, secondo me. Deve riuscire a connettere. Sì, bene, non come ha fatto prima. Attenzione però qua reazione di Nientox Rainfall. Irish Whip. Attenzione, finisce nell'apron, Scalomania, porre. Cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Attenzione, la prende, cos'è? No. La L'octopus. tarantula. La tarantula, sì, una parete della tarantula. Maneggiare collo e spalle e poi prende un big boot. Assegno con un big boot. Poi va, Tanto shank ring. salta giù così a caso. Eh no, che palle. Mannaggia, io non mi alzo. Che succede? Ci sono problemi con Problemi tecnici. la... Sì. Qua Rayford si alza. Rayford, non Rayford. Meno male che non stiamo su Dust. Attenzione, qua intanto Scalomania prova. Lo fa sbattere contro il tavolo del commento. Lo trascina fuori dal ring. Lo trascina ancora. Ancora, ha un obiettivo ben preciso. Però qua reagisce Rayford. Va a segno, no. Evita un big boot. Scalomania. Attenzione, la reazione di Rayford. Va, sbaglia con una Rosa. Attenzione perché va a finire nelle barriere. E poi si prende una doppia scissor ancora fuori dal ring. Da vicino fa ancora più impressione vedere tutti quegli avvitamenti, no? Sì. Sembra Nenno durante una serata. Esatto. Attenzione qua, momenti cruciali. Attenzione, Aia, aia. pericolosamente vicino al nostro tavolo. Cosa fa? Salta Salta. Scalomania. Cosa fa? Lo carica sul tavolo, attenzione. Lo stordisce, dove va? Dove va? Sale sulla terza. No, no, questo è pazzo. Ma lontanissimo! Flash! Distrugge il tavolo! E distrugge anche tutte le speranze di Rayford di rialzarsi! Scalomania mette a segno una mossa pazzesca! Se non è hardcore questa, Simo! Quanto è volato! Attenzione, la porta sul ring potrebbe schienarlo! Rayford non dà segni di vita! E infatti lo schiena e approfitta Scalomania! Uno! No, uno! Solo conto di uno. Assurdo, assurdo. Cioè, va a seguire la DDT. Ma di che sono fatti questi battenti? Io No, non lo so. a saperlo mi portavo queste la chamber. Scalomania di ossa. Questo è Scalabarri, va a fuoco. Di calcio. Intanto.
prova con un Carvana vuoto perché perso la distanza con Rayford, rimangono tutti e due, uno stordito alle corna e l'altro terra. Esatto, stato bravo Rayford lì ad aggrapparsi alla corda. non cadere, attenzione qua è uno slide, e ancora Scalorrana! Ottima manovra di Scalovenia, potrebbe chiuderla, Harry Sweep, no, ancora un uppercut, qua lo rialza, attenzione cosa fa, si gira Scalovenia, evita però un German Suplex, e allora va a segno, ancora con una doppia di Erciso, quanta energia ha questo ragazzo, c'è un ragazzo. Come fanno a non vomitare? Più guarda, intanto si rialza su. Oh, attenzione! Attenzione, potrebbe essere più uno, due, Non ci credo! nulla dei fondi! Porta a casa una vittoria pazzesca! Assurdo! Eccolo Guarda qua, intanto, arriva Tigerman. mamma mia! Faccia a faccia, tra i due prossimi avversari, il titolo alto. Quindi prende la Sembra mano. è Tiger che appena risulta e lo attacca, attenzione, cosa fa? Colpisce il braccio, attenzione, Tiger qua si dimena, cosa Mica dici? male. Alzati, calcione, seguimi i calci, aspetta, lo vuole distruggere, Guarda, anch'io. calcione pieno volto, Bravo! qua rimane soddisfatto, Che caratterino! Mi piace deve proprio questo. buttare la mano, però attenzione qua, Ma Rayford, sì, ma sì! ah, dice volti, faccio vedere, io sono alto, mamma mia, sediate, lentissimo, adesso ci passa anche l'arbitro, fa bene allontanarsi. No, cosa vuole fare? Cioè, mette la sedia sotto. Cosa vuole fare? Scende dal ring. Oh, forse ho capito, Simo. Prende un'altra sedia, concerto. Non fa. Concerto! Spacca la testa. Che spettacolo! Ha preso un bel vantaggio, Rayford, Ha dato una giusta risposta, direi, soprattutto alla Tiger, tigre. sì, non ha voluto dare la mano. Visto che allora anche a te piacciono queste cose, visto che stai No, non è imparando. che mi piace, non è che mi piacciono, sono particolarmente propenso a questi gesti. Intanto, attenzione, qua Aspetta. ascoltiamo. Io vado un attimo che mi sto chiamando. Asà, dai, è inutile che ti pavoneggi come il campione che non sei, definendoti tra l'altro uno che i titoli li conquista combattendo con il cuore, perché il tuo primo titolo l'hai vinto con l'aiuto degli ex Empire of Pain. Per non parlare poi di quello che hai fatto la settimana scorsa, direi che dovresti starti solo zitto, ma per farti capire ancora meglio che sei un ipocrita, ti ricordo anche la tua seconda vittoria del titolo. Ma come? Non te lo ricordi di aver vinto quel Fatal Four solo perché te la sei presa con un soldatino che manco sapeva di stare lì? Hai evitato i più forti come un vigliacco, si è accanito sulla preda più debole. E la terza vittoria? La terza vittoria vinta contro un mostro scappato di casa che hai dovuto affrontare 3 volte. Per non ballare che senza Lex Owen non saresti mai diventato una superstar, ma staresti ancora combattendo in quella gabbia di merda contro quell'ex combattente irlandese. Frecciatine, no, fratello! Solo per lo specchio della realtà. E per concludere ti voglio fare capire che sei sempre stato mosso da qualcuno, perfino ora che sei un top member della mostra. Ti dicono come vestirti, ti dicono come parlare, ci manca solo che ti dicono come scopare e siamo a posto. Yo, Masada, la più grande differenza fra me e te è che io sono uno spirito libero e non tengo padroni, ma solo mirini puntati sul mio destino, anche se non sono una player come dici tu, ricorda che l'abito non fa il monaco, ma nel tuo caso fa il mona. Tanti saluti, merda! Fermate questo scempio! Fermate questo scempio! Ma che cazzo stiamo parlando? Ma sul serio, Ghost? Sul serio? Sul serio? Parlo sottovoce perché non voglio disturbare la gente che sta dormendo lì in alto nella piccionaia. Li vedi? Li vedi quelli là in alto? Stanno prendendo sonno perché non sei capace a fare un promo. Wow, belle frecciatine!
tutta questa grande cosa, ma hai dimenticato una sola cosa. Io ho il coltello della porta del manico. Io sono quello che sceglierà la stipulazione. E dato che so che tu fumi molta marijuana e che il wellness progress non l'hai mai superato, ti voglio solo dire una cosa. Ho la stipulazione giusta per te, caro Ghost. Perché a Elimination Chamber i tuoi polmoni fumeranno, ma non sarà fumo di ganja. No, 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 perché la stipulazione te la dirò ora. Attenzione, intanto qua! Asada appare! Un culo al Kamador! Un tavolo, forse ci fa capire la stipulazione che è mente Masada fa la parecchia. Crossline, intanto Ghost esanime, attenzione, prende fuoco il tavolo, c'è molto caldo lì. Cosa fa? Lo carica, forse una powerbomb. La powerbomb distrugge il tavolo. Elimination Chamber sarà tables on fire. Quindi la stipulazione del match sarà un tables on fire match. E Masada se ne va dopo aver fatto capire. Ecco, date un'occhiata. Tanto scusate qua. Visto? In pratica è così che dobbiamo fare. Voi state ai piani e vedrete che andrà tutto bene. Per qualsiasi altra domanda, chiedete a Simone. Ci penserà lui. Ci vediamo sul ring. Ancora non si capisce bene cosa hanno in mente, ma questi due stanno confabulando. Stanno preparando qualcosa di grosso. Tanto qua subito partiamo con Cyber Adam. Match per Cyber Adam si preannuncia essere abbastanza intenso, visto che si è preso subito un bel colpo, però sembra non aver sentito. Infatti fa segno una spinebuster violentissima. Poi puoi mettere a segno, attenzione cosa fa, se lo carica una power, no, una crucifix power bomb. Sbatte la testa contro l'apro. Attenzione, prende subito un tavolo. Ricordiamo che anche questo è un Extreme Rules match. Colpisce con il tavolo Cyber Adam, che sta cucinando per bene la sua preda. Attenzione, la reazione di Cyber Adam. Ancora una spinebuster fuori dal ring. Sono ancora scosso, voglio capire cosa sta succedendo tra Bobby Blackwell e Simone. Simone che presumo ci raggiungerà a breve. Tanto Cyber Adam prende una scala, vuole massacrare povero malcapitato, e vi dico la verità, non so il nome. Tanto attenzione, calcione, prova una powerbomb ancora, se lo porta a spasso Cyber Adam. Cosa fa? Se lo carica nelle spalle, poi lo prende in braccio. Cosa vuole fare? Una serie di mosse che non si è capito. E la reazione del giovane ragazzo, che per me rimane senza nome. La reazione di Cyber Adam. Ah, eccomi qua. Ehi, Simo. Ciao, Jack, scusa, devo finire di... Purtroppo non ricordo il nome della versione di Cyber Adam. Red Devil. Che? È l'ex, mamma mia, che calcio, è l'ex campione Extreme della federazione. Aveva cambiato look perché non lo riconosco. Sì,
Tanto qua se l'Adam ha preso spunto da Masada, che ha annunciato il Tables on Fire match. Ah sì? Oppure, sì. Ah, grande. È sempre un piacere. Madonna, intanto Tanto che powerbomb. Powerbomb. 1, 2, Cioè, è sempre un piacere avere uno come Masada in federazione, hai Sì, ma visto? Simo, la cosa importante, ma cosa Dimmi. Beh, state combinando? ci sarà la prova di forza, no? Tra Blackwell e Thunderbolt tra poco, quindi. Eh sì, è Come hai tra visto? Blackwell e Thunderpool, però quei due. Quei due saranno parte della prova di forza. Li abbiamo cercati, gli abbiamo fatto un contratto a gettone apposta per questa notte. Ed eccoli. Poi li conosceremo meglio. Tanto guarda un Forse, po'. coso. Red Devil sta facendo un gran bel match contro Saber Adam È intanto. Deus. Red Devil, il Ah, diavolo Red rosso. Devil. Ah, ok. È Madonna. lui. Cambiato totalmente. Non l'avevo riconosciuto, la verità. Sì, è cambiato un po' il look, guarda però, ma. Gli è cambiato anche i connotati, sembra. Poi lì non c'è il materassino come sul ring, quello Infatti, è. se lo carica per una powerbomb, cosa vuole fare? Powerbomb. No, attenzione, se lo ricarica, powerbomb. Un'altra powerbomb distrugge il tavolo, grandissima mossa da parte di Saber Adam. Che Distrugge il fa? tavolo infuocato, sarà contento Masada per questo suo tributo. Gli Gli sbatte ritira la dal... sedia in faccia. Infatti. Cosa fare? Non lo so, so solo che lo sta massacrando. Attenzione, qua Wheelbarrow facebuster. Madonna, nella sedia. È proprio lo schienamento. O forse la fine. Pratica Uno, finita, 1, 2. due. No! Red Devil è ancora vivo. Non so come, ma è ancora vivo. La candlestick, Saber Adam, che sembra apprezzare particolarmente questa tipologia di match. Il campione Extreme, ricordiamo, Seberada, Sì, dopo aver battuto il Nominate. lo dimostra pienamente, si trova molto a suo agio. One Man Army. Questa è anche sopra ancora. Lo pesta malamente, voglio spaccargli la testa. È un misto tra un gatto che gioca col topo in questo momento e uno psicopatico. Sì, tanto sanguina, attenzione, Red Devil. Se lo carica ancora una power, come sbatte Ancora. ancora. Nella cesta, nei rifiuti. Mamma mia, al collo rotto, è proprio lo schienamento. Non respira Uno, neanche. due e tre. No! Sì. Mamma mia, quanto resiste questo? Non so quanto gli convenga, lo sta massacrando. Sono qua, cosa fa? Si rialza. Prende la sedia, ma la Si è ributta. rotta. Si è rotta. Inutile. L'ha presa con talmente tanta violenza che l'ha rotta. Parliamoci, capiamo che cazzo di potenza ha quest'uomo. Uomo. Attenzione ancora, Torturek, sit down powerbomb a segno. Potrebbe essere la fine. No. Cosa fa? No, no, ancora vuole infierire. Vuole essere sicuro di ammazzarlo. Però reazione di Red Devil, consiglio di calcio. Non sembra non fare niente. Attenzione qua però fanno sgambetto. È proprio una one leg Boston Crab. Attenzione perché qua potrebbe cedere Red Devil, ma se vede Adam, molla la presa. Prova a rialzarlo ora. Vediamo cosa fa. Lo Attenzione, trascina verso il pubblico. Attenzione. Gomitate su gomitate, guarda la faccia tutti i di. pugni. Mamma mia, Red Devil vola via, torna vicino al ring. Forse vuole essere più sicuro nella materassina. Se super kick no a vuoto. Allora, Saber Adam
Sono carico, cosa fa? Una vertebra breaker? Sì, una vertebra breaker, attenzione lì, fa malissimo, ragazzi. Ma non fallo, no! Mamma mia, gli ha rotto il collo, Simo. Jack, questo è uno che vorrei sempre dalla mia parte. Sì, anche io, concordo. Chissà se gli sta simpatico Morris, poi glielo chiedo. Guarda intanto, si Scrivere rialza. un'alleanza, attenzione qua, cosa vuole fare? Vuole distruggere anche lui il tavolo? L'hanno appena ricostruito. L'hanno appena ricostruito, invece. Ecco qua, mamma mia, una maschera di sangue del demone. Che fa? Lo carica. Powerbomb. Spinning Sit down, powerbomb. sit down powerbomb, assegno la schiena nel tavolo, uno, due, e... No, ancora. Pazzesco. Pubblico è esaltatissimo, e anche noi lo siamo, perché comunque qua sta dimostrando di una resistenza. Attenzione, no, 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 la scala! Mamma mia, che volo! La scala, sarebbe data, me l'ha fatto volare letteralmente. Riesce a stare ancora in piedi, ancora. Powerbomb, ancora una crucifix. Crucifix. Crucifix, Mamma mia. Lo sta tirando un po' come, non so, come tiresti la pallina a un cane più o meno. Però questo, cioè, continua a fare il kick Guarda, è un out. Ma po' guarda, non si masochista. arrende. Sì, non si Si arrende, si rialza. trascina. Monta il tavolo intanto. Sarebbe arrivato, prepara il tavolo. Grazie, sbatte la testa. È debole, cosa fa? Ancora. Guarda, la fa. Si prova un calcio, no. Poi reagisce. Un takedown. Questo è un takedown da parte di Cyber Adam. Quello calpesta. Attenzione, Aia. attenzione. Forse è la fine. Cyberbomb è finita Cyberbomb forse. assegno, forse è la fine. Vediamo se riesce a uscire anche da questa. 1, 2 e 3, no. Ha messo la parola fine, Cyber Adam. Ma non con poche difficoltà. Tanto qua spero di vedere il replay delle manovre Sì, da importanti del vantaggio. match. Mamma mia, qua distrutto il tavolo. Un fuocato, ma no. Grande pro, ricoverata. Ha avuto da fare. Poi continua a cintura all'arbitro. Mamma mia, non è molto spaventato l'arbitro. Grande situazione di forza qui, se la questo titolo ce l'ha nelle mie mani per molto tempo, se la vivo. Che succede? Attenzione, ecco Volto. Volto si presenta. Privet Cyber Adam, come probabilmente tu già saprai, mio nome è Alexander Volkov e sono consulente legale di Armata Russa. Sottoscritto Alexander Volkov è qui per informarti che questa domenica al Pay-Per-View Elimination Chamber, disponibile in esclusiva su WWE Network per $9,99 al mese, gratis per 30 giorni a nomi inetti, patetici mezzi uomini abbonati, tu difenderai il titolo Extreme di Takedown contro colui che settimana scorsa, come avete visto chiaramente, si è sottoposto a rischiosissimi esperimenti chimici di mio collaboratore, dottor Vladimir Petrov, nonché la persona a cui tu hai sottratto la cintura. Tuttavia, nel giro di qualche giorno la storia cambierà, perché all'Elimination Chamber non affronterai la superstar più sottovalutata e meno presa in considerazione della storia di questa patetica federazione. Tu, Cyber Adam, affronterai una creatura mai vista prima nel mondo dello sports entertainment. Tu, Cyber Adam, affronterai un essere in grado di frantumare qualsiasi cosa nella sua strada col minimo uso delle sue forze. Tu, Cyber Adam, affronterai un mostro che ti toglierà per sempre la cintura che detieni ancora per poco. Perciò ascoltami. Tu potrai pure essere una copia di bassa categoria di vera macchina totalmente umana, quale mio cliente e futuro campione del mondo dei pesi massimi di WWE, Bogdan Ivanov.
Ciò non toglie che all'Elimination Chamber tu non potrai fare altro che accettare che da brutta copia di Bogdan Ivanov tu degraderai ulteriormente la tua immagine a coppia malforme di tostapane capitalista fracassato. Il tutto cortesia di mio cliente. E per essere totalmente chiari, tu non affronterai un uomo chiamato in nominate. No. Il nome del tuo avversario all'Elimination Chamber è Innominatov. Tanto qua riprendiamo l'azione con i vichinghi contro gli Extreme Boys. Oh no, correggimi come... Sì, è giusto, gli Extreme Boys. I Fanatic Boys, scusa. Fanatic Boys, ecco. Sto confondendo, sto già pensando alla frase successiva, che è quella informatica. Questo appunto è lo scontro finale tra loro. Hanno avuto due sfide. Una 3 settimane fa e hanno vinto i vichinghi. Una 2 settimane fa e hanno vinto i Fanatic. Oggi c'è lo spareggio, no? La bella. Ed è un tornado tag. Eh sì, questa volta è direttamente un tornado tag. E chi vince li mandiamo contro i campioni di coppia provenienti da MVG, ovvero gli Slanders. Match molto interessante, quindi. Chi si guadagnerà questo onore? Tanto qua fa un po' il cazzo che gli pare il nostro Darmerson. Sì. La lancia proprio via. Forse è un tornado, un qualcosa che avvantaggia un po' i vichinghi proprio per la presenza di Ragnarsson. Eh sì, perché anche se sono, vedi, come in questo caso, 2 contro 1, guarda che fa Ragnarsson, sbatte a terra uno, poi si prende cura dell'altro. Sbatte a terra pure lui. Mamma mia. No! Incredibile! Fa un errore Wolf, che colpisce suo zio, ma sembra non aver sentito il colpo. Grande reazione, attenzione, va a segno con una... Uranagi. Ryan prova un edge scissor, la segno. Wolf prova a giocare suplex, ma non mi ricordo chi è. Ah, ok. Al momento praticamente Ragnarsson è contro i Fanatic Boys e anche contro Wolf. Sì. Per come è iniziata la puntata. Tutto qua, cosa succede? Reazione di Ryan, ottima. Ho sentito Taylor sembra un po'... È legale quello che ha fatto Ryan. Si è aggrappata alla barba di Ragnarsson per riuscire a liberarsi. Qua l'arbitro non l'ha visto. Sicuramente è stato German Suplex senza nemmeno cadere. Allora, sono in controllo i vichinghi, scherzi a parte. Bella mossa di Walker, sta tenendo a terra Taito. Sì. Tanto Springboard e colpisce ancora lo zio. Però non si arrabbia. Forse l'ha messo in conto che può capitare anche questo. Fatto qua va segno Wolf con la DDT e invece Ragnarsson lo prende, no, reazione di Tylo, veramente difficile commentare un tornado tag, va segno una jawbreaker. Il caspio totale, prova il super kick, mancato. Colpisce la gamba, è dato una jawbreaker da parte di Tylo, Wolf prova a reagire. Wolf, più passa il tempo più lo vedo mollo. Come direbbe un grande esperto di calcio. Ti do la mia idea. La presenza dello zio gli fa fare meno di quello che potrebbe fare, secondo me. Si sente talmente sicuro di avere lo zio a fianco che rende meno. Poi non può lo so. Essere. Tanto qua è una side effect da parte di Ryan che prova lo schienamento. Certo che il rope break in un tornado tag veramente... queste sono le regole. Ricordiamo, non stava in America, quindi intanto qua lo porta dove vuole. Cioè, perché lì sono all'angolo. nel frattempo c'è una metro che va da un angolo all'altro. Sì, Ragnos è veramente possente. Madonna. Però Taylor va a segno con una Russian leg sweep. Ottima azione di Taylor.
Potrebbe essere anche che Wolf sente la pressione invece, no? Di avere appunto lo zio che per forza farebbe la figura. Guarda, 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 l'ha sollevato, incredibile. Ma, non lo so, però non è Wolf che conosciamo sicuramente. E forse non vuole fare brutta figura, come hai detto te, di fronte allo zio, e questo pregiudica il suo andamento in queste settimane. Magari però ci toglie fuori dal cilindro qualcosa. Attenzione, intanto qua Canadian Destroyer alla porta di Tyro. E va su un German Ecco, Suplex. Attenzione, prova lo schienamento. bravo. Appena Attenzione, appena ti lo toglie scivolino. qualcosa dal cilindro. Allora, reazione di Ryan. Che invece subisce la reazione e va un foot DDT. Wolf. Tanto ancora. Sei di close nella porta di Ryan. Non c'è reazione di Ragnar. E poi, ottima mossa combinata. Wolf sta un po' a guardare. Attenzione cosa fa. Gomitata. Calcione. Evita il calcio. Però si prende un calcio in faccia. E Ryan va a segno con un German. No, Tyler va a segno con un straitjacket. German suplex. Schiaffone educativo Esatto. su Wolf. Prova lo schienamento, attenzione ancora. Devono Vabbè. capire che ci sono le corde, essendo il corpo Soprattutto sottile. se schierando uno che è grande quanto metà ring, quindi Tanto ancora Jawbreaker da parte di Ryan. lo devi attorcigliare prima di schienarlo uno come Ragnarsson. Ancora, canadi di destroyer. Prova lo schienamento, attenzione, Wolf fuori dal ring. Uno, due. Riesce a uscire all'ultimo. Attenzione, evita l'enziclic kick. Calcio, no, evita. Ryan torna in controllo di Wolf, che lo sbatte all'angolo. Intanto qua Ragnarsson ha perso. Mentre l'arbitro non guardava, Taylor ne ha approfittato, ginocchiate là dove non batte il sole. Tanto attenzione, Ryan prova un tuffo. Wow! Mamma mia! Un corkscrew, muso da parte di. Anzi, corkscrew su destra pressa, qui vicino! Vicinissimo, la vittoria! Per un secondo ho pensato che il tuffo si chiamasse Wow. Wow! Beh sì! Ragnarsson che dopo un inizio Divertiti. scoppiettante inizia a sentire la fatica per tutta la massa muscolare che ha. Tanto Sì. super kick ancora anche. Mette a segno un altro straitjacket, German suplex, e Ryan va a segno con un side effect. Sono in pieno controllo, Fanatic Boys. Grande match da parte di entrambi. Esatto, però qua sbaglia con uno splash. Ragnarsson si rialza e lo sbatte a terra, mamma mia. Devastante, veramente. Riesce a riprendersi in un secondo. Tanto si rialza Wolf. Russian leg sweep e poi va a segno con un backstabber. Ha approfittato della distrazione. Stare sul ring lo Attenzione attacca perché da dietro. Tyler lo distrae. Ne approfitta. Reverse rana da parte di Wolf. Attenzione qua. Invece va a segno con un Quanto è suplex tipico. saltato! Ma È che volato. è? Che fa Wolf? Wolf finisce fuori dal ring. Attenzione perché va a segno. Incredibile mossa. Ryan va vuoto, però riesce a stare in piedi. E prova una doppia scissor su Ragnarsson. C'è il caos più Che statale in questo momento. Ryan ha si. si rialza, è incazzato come una bestia. Mamma. L'ho asfaltato. Power slam da parte di Ragnarsson. Guarda Wolf. Attenzione qua. No, aveva connesso con il suo rolling neckbreaker. Allora lo prende in consegna Ragnarsson. Ma intanto attenzione l'arbitro a terra. Cosa fa? Lo fa volare letteralmente. Dice vieni Dai, sul ha ring. un po' di Tyler. paura a risalire in questo momento. E allora sfoga la sua rabbia, ecco, ne approfitta, adesso il super kick a vuoto. Cosa fa? Lo graffia.
Ma no, Wolf reagisce, finisce sulle corde, scusate. Cosa fa Wolf? Dropkick nella spalla destra di Taylor, che netta difficoltà. Pensate Occhio. cosa fa. Pampero Slam! Pampero, Death Valley Driver, la parte di Ragnos, poi alla fine 1, 2, no, con solo conto di 2. Questo è quanto vuol cosa vuol dire un posto per sfidare i campioni di coppia? Una Mamma. cosa così, quando ti ricapita, i due si stanno letteralmente ammazzando per Sì, riuscire infatti lo alla bella. sbattono i due Fnatic Boys. Con reazione, ritiri, da parte di Ryan. Evita lo Shining Wizard. Ancora, però, va a segno con La prossima con una gomitata al volo La mentre si gomitata, lanciava. attenzione, cosa fa? Grandissima mossa da parte di Wolf, che si carica. Attenzione, braccio teso, si rialza ancora, braccio gomitata. Harry Ship, no, reagisce Ryan. Però evita, cosa fa? Calcione, pieno volto. Qua. Invece Ragnar sorprova un German Suplex a segno. Poi seguito un Dragon Sai di Suplex. aspetto a parte di Ryan nel frattempo. Interrompe la mossa, reazione però di Ragnarsson. Reazione di Ryan che va a segno super Superkick. kick. Mamma mia, manca il Schia fiato. no, non va. Cosa fa? Lo lancia con un over the head, belly to belly, suplex dalla terza corda. Allora prova a Lanciato sullo schienarlo. zio. 1, 2, no, solo conto di 2. Mamma mia. Qua è piccoletti che si mostrano giganti. Ragnos che viene preso in consegna, viene lasciato stare il calcione. È all'angolo, però reagisce Ragnarsson. Infatti Intanto finalmente i tecnici mi hanno aggiustato l'illuminazione. non ti vedevo. Attenzione, qua finisci, rischi di finire fuori dal ring. Reazione di Wolf che va a segno con una doppia di scissor. Cosa fa? Wow, incredibile. Ragnarsson solo carica. Cosa fa? Che forza enormissima. Facilità. E lascia cadere Finita di Taylor. Preslam. Attenzione qua però si sposta. Single leg. Code breaker. Face knee, come lo volete chiamare. Attenzione qua, reazione presa in takedown da parte di Ragnarsson. I vichinghi sono completamente in controllo. Però qua reazione di Ryan. C'è Cosa vuoi fare? Reinhardt che veramente potrebbe prendere un esercito da solo in questo momento. Attenzione, super kick no. Bloccato. E Aia. lo lancia via ancora. Senza stanchezza, c'è Wolf però che viene ribaltato. Super Super kick. kick. Attenzione, prova lo schieramento 1. Colpisce lo zio. Ancora. Diversi errori da parte di Wolf questa sera, eh. Se non lo prende Tyler. Una Dragon Screw alla gamba. Sì, qua intanto prova a rialzarlo. Ragnarsson che è inginocchiato è alto come Ryan. Attenzione, cosa fa? Lo colpisce. Poi va a segno un bulldog. È il bulldog anche da parte di Taylor. Ai danni di Wolf. Lo rialza, attenzione, cosa fa? Facebuster da parte di Ryan. Wolf si rialza, reagisce. Però Taylor lo prende in consegna e lo fa cadere. Un leg drop sul braccio. Attenzione, Ragnarsson reagisce. Se lo carica, no, evita. Attenzione, cosa fa? Ancora lo lancia all'indietro con una choke toss. Sono veramente impressionato. Mamma mia, che match sta facendo? Tanto qua tinta Will Slam. Slam. Secondo te gli sta simpatico a lui, Morris? Tanto guarda 1, Wolf, no, solo 2, uno. stai cercando alleati per caso? No, no, è giusto però conoscere i tuoi lottatori, no? Certo. Cosa gli piace, cosa non gli piace.
Non fa quello che vuole, Ragnarsson. Ora me lo solleva. Lo carica per la Power Slam a segno. Uno, Uno, due, due e tre. tre. Attenzione, i vichinghi. Intanto qua continua. Wolf non vuole sapere di smetterla. Tutti i vichinghi si guadagnano una title shot per titolo di coppia. La Bravi, stessa bravi. proposta. Ragnarsson, impassibile. Però sono stati bravi entrambi. Sai che ti dico? Che quasi quasi da una possibilità anche Fnatic. Magari che sono per l'Elimination Chamber anche per le coppie, no? Ah. Aspetta, devo andare. Qua sì, il nostro giornale del Cimone entra con due colossi, non sappiamo chi sono, dei brutti ceffi, mamma mia, mi sembra un lottatore di sumo, un po' mastincio, non c'è la grafica, tanto deve essere qualche briacone trovato per strada, non so veramente nulla, sarà una prova veramente tosta per i due contendenti, altri, cioè i due contendenti, c'è Robbie Blackwell, il contendente che sarà l'avversario, Thunder Paul. Simone è difficile, è entrato sul ring. Qui assistiamo, presumo adesso, la prova di forza. Sono veramente un po' bastardo. Suzuki e Bastia 220 centimetri per 208 centimetri di Bastia. Mamma mia, enormi veramente. Ma Simone chiama il pubblico. Il momento che tanto aspettavamo è giunto. Finalmente avremo la nostra prova di forza tra Bobby Blackwell e Thunderbolt, mitico campione, scusa, stavo dimenticando. Vi spiego velocemente le regole. La prova numero 1 consisterà nel caricarsi sulle spalle l'atleta Bastian, facendo un giro del ring e arrivando fino al palco. Entrambi gli atleti potranno fare un tentativo, mentre la prova di forza numero 2 dovranno sollevare il grandissimo e soprattutto pesantissimo Suzuki. Per fare ciò avranno tre tentativi. Vediamo chi la spunterà. Dunque, buona fortuna a tutti, ma direi soprattutto a Blackwell che ne avrà decisamente bisogno contro il campione. Quindi siamo pronti per la prova di forza. Vediamo subito Bobby Blackwell che dovrà caricarsi il gigantesco Bastian e fare il giro del ring. Vediamo quando partirà. Ah, ok, ecco, sì, giusto in tempo. Ecco, inizia. Vediamo, sembra abbastanza tranquillo per adesso. Bobby Blackwell. Ci lo porta. rettano. Quanto è forte il nostro Thunder, guardate il nostro campione, ah. Quanto è veramente, veramente forte. E Thunderpool, lo confondo. Sì, come con fai a Black. confonderlo? Vestito così, a questa distanza. Se l'è portato come se niente fosse, guarda, la portazione è salvo. Sembrava davvero Bobby Blackwell, il colore dei capelli è simile. E ora tocca a Bobby Blackwell, vediamo se ce la farà. Basta, un po' di gloria, se lo carica. Obi, anche lui sembra nella prima fase non aver problemi. Sai, c'è la maglia strappata nel di dietro, nella schiena.
durante lo sport, attenzione, un po' di esitazione. Inizio a essere stanco. Sì. Arranca leggermente, manca anche il fiato, prova tosta. Vediamo se riesce, mancano pochi metri a portarlo, attenzione. No! Cede proprio all'ultimo. Quanto mi dispiace. Qua si è saltato il track, ripetiamo. Quando è un po' sicuro di riuscirci, guarda un po'. È sfida dopo il black, cioè dai, sollevami, non tocca Thunderpool, vediamo se riuscirò a sollevarlo. Ma non ce la fa, Thunderpool viene schiacciato completamente. Troppo pesante per lui, troppo pesante. Poveri Blackwell, si mette in posa, vediamo se lui ci riuscirà. Ci prova. Imita uno dei più grandi. Vediamo se ce la fa. Thunder sta dicendo qualcosa probabilmente da lì sotto. Forse stai insultando su giù. Ma forse ci deve riprovare? Sì, sì. Ha tre tentativi, quindi questo sarà il secondo. Vediamo se ci riprova adesso. Si carica. Ce lo carica e riesce a farla la Body Slam. E gli invita subito, dai! Vai, provaci tu! Grandissimo Thunder Pole! Dunque, due tentativi sono bastati al campione. Fa vedere a tutti che è lui il più forte, non ce n'è. Body Blackwell si carica subito. Prova, non stacca neanche da terra. Ci prova ancora. Un tentativo. Non ce la fa. Ultimo tentativo, rotola, sfinito. Body Blackwell. Qua sento proprio l'ernia del disco che avevo detto che non potevi competere contro di me. Bobby Blackwell si rialza, non si arrende. È l'ultimo tentativo, dai. Vediamo se ci riesce. Attenzione. Prova. Attenzione. Carica la porta, la scorta, ha tenuto anche il tempo, guarda il pompe, sì, è la sfida extra, no? Questa era la sfida extra, no? Cioè, sto levato uno, allora... No, no! Torno sul ring per la Bobby Blackwell! Mi dà la testata! Lo prende! Reazione da parte di Bobby Blackwell, l'uppercut! Lo prende ancora per la nuca! È incazzato nero, lo fa sbattere nel paletto, ancora! Sì, intanto Suzuki guarda! Se ne va! Non voleva avere niente a che fare con questi due, fa bene. Perché sta che Bobby quando Blackwell il campione reagirà. Sì, 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 fuori da lì. Bobby Blackwell, intanto qua cosa fa? Cerco il microfono, forse ci vuole parlare. È inutile. Per quanto tu ti sforzi, io sarò sempre un passo avanti a te. E supererò sempre i miei limiti. Ed è per questo che ci sfideremo a Elimination Chamber in un Ironman match da 30 minuti. Ciao Paolo. Wow,
Final Man Match. È annunciato, è stato qua il nostro main event col tuo carissimo amico Morris, che è questo buffone. Sì, ma c'è qualcosa in palio questo proprio match. No, però c'è una cosa da dire per voi, ovvero chi saranno gli altri partecipanti della Elimination Chamber, che ho deciso. Perché sì, dai, uno non sapevo chi metterlo, non limite, l'ho detto con Nichus, però gli altri due li sapevo bene. Uno sarà Robert. Quindi questa entrata fresca, no? Il nostro entrante da Royal Rumble, Robert, che sotto sotto secondo me è uno con cui si può ancora ragionare, nonostante non si sia comportato bene, quindi lo mettiamo. E come ultimo abbiamo un certo... che ne dici di Riot? Quindi vediamo. Morris potrà prendersi la sua rivincita. Sì, è per dimostrare a tutti che non sono uno che si lega le cose al dito. Non farò neanche entrare Morris per primo nell'Elimination Chamber. Ah no? Per primo c'entra Riot. Morris sarà secondo. Ah, ecco. Quindi hai visto, così almeno evitiamo, no? Certo, sai, sì, cambia tantissimo. Almeno non si dire che faccio la preferenza. No, ma infatti, niente da dire. Alla fine Morris ha tanto da dimostrare, ha detto, no? Ha dimostrato che non è finita, allora diamogli la possibilità di farlo. Vedremo. Io non sono la parte di nessuno, però sinceramente sono la parte del giusto. Ho sempre reputato Morris agire in modo giusto, leale. Però si è messo le mani addosso. Cosa? Si è messo le mani addosso la scorsa settimana, che in modo giusto leale, un bullo. Ma come un bullo va trattato. Diciamo che tu hai provocato il pubblico da diverso tempo. Ah no, io mi ho messo le mani addosso. Se rimetto le mani addosso a Morris, abbiamo lottato di merda. Io non sono un lottatore, quindi. Non voglio vedere questa scena, lo auguro, io spero per il tuo bene che non succeda mai. Comunque qua il nostro formissima, guarda go to sleep subito, prova lo schienamento. Uno, no, arriva Crazy Horse. Questi due che si trovano sempre contro, che sempre con i threat match, sia un però non sembra interminabile questa. Sembrano destinati a combattere per sempre. Bella rivalità quella tra questi due. L'unico che non c'entra. Sai chi è tra questi uno che non c'entra? Sì, ma ce l'hai messo tu, Non ce l'ho messo io, me l'ho costretta a metterle diverse. Come? Sì. Le fai parte. Mamma mia, guarda come si è schiantato bene. Ho subito Crazy Horse. Sì, ma allora la tua autorità a cosa serve se non decidi di seguire il match? Io posso decidere fino a un certo punto, Jack. Se dall'alto mi dicono anche Morris devi mandarlo lì, Meno male che a me non mi hanno lasciato la possibilità di aggiungere qualcun altro ora. Infatti, rendiamo le cose più pari. Ora intanto continuano. Lo so, quando c'è Morris che lotta viene anche a me, sono già. Tanto pressione quante freca da parte di Crazy Horse. Come l'ho visto Crazy Horse? Secondo me è uno dei più sottovalutati. Potrebbe avere buone possibilità. Non è il mio preferito, lo nascondo, però è un cavallo pazzo, appunto, è molto imprevedibile. Preferisco Benny Green, lo vedo più... Attenzione, tanto Tiptoe bloccato. Benny Green ragiona, Crazy Horse va più con l'istinto, spesso sbaglio. Tanto qua roll up, Morris vuole subito portare a casa la vittoria. Varrebbe nulla sulla carta, ma molto in termini della... psicologia. Esatto. Qua lavora sulla gamba, è andato Benny Green e dice no, sono io il medico, sono io il dottore. Sono io che devo penarlo. Attenzione, qua la segna.
Comunque, ve lo ripeto allora. Primo ad entrare sarà Ryan. Secondo andrà Morris. E per gli altri invece faremo un sorteggio live su Twitch. Facciamo un sorteggio appunto per gli altri entrare. Tanto si dice bene, c'è stata una stagna parte di Krzyzewski, però non va a schienarlo. Non è ancora a tempo forse. Si solleva. Cosa fa? No, ragione di Morris. Prende un pugno, attenzione, cosa fa? Se lo carica, back suplex, l'apron, mamma mia, questo fa male. Fa malissimo, la parte più dura del ring. Lì non ci sono protezioni, c'è solo il legno. Si gasa Morris. Non era fatta male questa mossa, Dario, possiamo concedere. Finalmente. Benny Green intanto lo rialza. Pugni. Di colpi, c'è il super kick al segno di Benny Green. Che bello! E poi backstabber, attenzione, da nulla! Prova lo schienamento, 1, 2 e 3, no! Così non si riesce a uscire! Benny Green vicinissimo alla vittoria! Super kick! Non chiedo controllo, Benny Green, potrebbe approfittarne! Guarda, il cerchiore è... No, è l'ora del dottore! Controlla il polso, tutto a posto. Prova con Closley, no, grazie di Morris, però subito fermato, attenzione Closley, è a vuoto. Morris lo lancia con un shock toss. Fatela fuori. Attenzione, sì, sì. Lo chiama, trip to hell forse. No. Bellissima la mossa, Krzyzewski, però reagisce, attenzione, la spatta a terra. Un altro takedown. Ora si gasa, cerca l'aiuto del pubblico. Quei pochi scemi che lo tifano. Attenzione, reazione di Krzyzewski da Closley. Va a segno con lo snap suplex. Benny Green poi lo colpisce. Si carica. Rolling Delta Friday Driver da parte di Krzyzewski. E poi colpisce. Ma è capitato Morris. Si rialza subito, attenzione, errore di Krzyzewski. Finisce sopra Benny Green, potrebbe approfittare Morris che prova lo schienamento. 1, 2, no, sono contro di 2. Ha provato a rubare la vittoria, non gli è andata bene. Dai Benny Green, attenzione cosa fa, lo carica, shock powerbomb, shock bomb da parte di Morris, mettiamo l'aiuto del pubblico, si gasa. Arriva Krzyzewski alle spalle, attenzione! Sa passa, lo carica! Sì. Guarda! C'è un ulto suplex! C'è proprio Krzyzewski che sale sulla terza corda, attenzione! Dovrà fare spendo drop! Prima volta lo schiena! Sempre qui uno! Proprio il conteggio! Poi passa con la DT! Sì, perché per il grito prima approfittare, schienare lui! 1! 2 e 3, no! Che elbow drop ha fatto Krzyzewski, è salito fino in cielo. L'ha beccato praticamente nella mascella. Esatto, bravo. Hai notato però Krzyzewski come guarda verso di noi ogni tanto? Mi piace questo, eh. Sta cercando l'approvazione, secondo me. Infatti si può sbagliare il dragon suplex. E poi backstab, attenzione, attenzione qua, poi adesso la fine. 1, 2 e 3, no! Krzyzewski riesce a uscire, poi si sta rialzando. Gatto! Veramente vicino, Benny Green l'ha tolto fuori dal nulla. Sono una manovra tipica, attenzione intanto qua. Cosa fa? Morris! Se lo carica, shock toss ancora. Benny Green, trovato la via del ring, cosa fa? La chiama, trip to hell. Attenzione, tutto pronto. Vediamo cosa fa, no, reazione di Krzyzewski. No, ancora reazione di Morris. Cosa fa? Va bene, 1, Maggie. Collapse, 1, 2. E arriva Benny Green all'ultimo, mamma mia,
faccia e sei pugni. C'è Close, cosa fa Morris? È la rincorsa, si lancia sui side dive, sale sull'indicazione a terra, e ancora la fiamma, è ora dell'inferno, viaggio verso l'inferno, trip to hell, vediamo se lo mette a segno, calcione, lo mette a segno, vediamo, se è il trip to hell, vuoi essere la fine? Uno! No! Sì! Come godo! Allora va su Benny Green! Cioè, non come godo, mi dispiace ovviamente, è una bella mossa! Lancia, per guadagnare tempo! Crazy Horse! Bravo! Calcione! Non fa, Close nella foto, se lo carica, attenzione, ruolo intervale driver, la parte di Crescio si prova lo schienamento, poi solo con uno, due, no, qui sono conto di due. E allora, sale sulla terza corda, torna Benny Green sul ring, si lancia contro Morris, Crescio si prende, potrebbe approfittare, attenzione, è commentata, non fa cadere all'angolo, dice a Morris di rialzarsi, vuole chiuderla su di lui. Lo chiama, dai, fammela vedere, dottore. Però reazione di Morris. Attenzione, evita la clothesline. Si rialza Morris, uppercut, la parte di Benny Green. Super kick a vuoto. Si scontrano, attenzione, va a foto anche con una clothesline. Benny Green può approfittarne. È disperato Morris, è disperato. Si gira verso Krzyzewski. Attenzione, che la fa? Butterfly. Facebuster, a seguire. Attenzione, adesso c'è Crazy Horse. Rialza, pugno. Just Line lo fa cadere fuori dal ring. Non c'è ancora. E si lancia con il suicide drive. Tanto Benny Green si è ripreso. Una branca al collo, attenzione. Lo carica sulle spalle. La reazione di Morris. Il pare di attenzione. Il tavolo, questa volta quello dove non c'è nessuno, per fortuna. Gli ha tirato un monitor in faccia. Giustamente. Che codardo. Evita la mossa, attenzione, però lo si i pugni, lo scale a terra, Benny Green fa sbattere nei gradoni d'acciaio. In questo momento Benny Green è l'uomo, l'unico uomo che è in piedi. Esatto, infatti ne approfitta, vuole portare sul ring Crazy Horse, attenzione, colpisce, cosa succede? Qua intanto l'inquadratura sparisce, attenzione, vai Riot! Ancora un'altra, ma no! Ops. Ma perché? Tanto qua se lo carica Benny Green, carica il Crazy Horse. Passa in una contro slip. Uno, due, e no! Tanto qua Riot continua a massacrare, praticamente gli ha fatto un fatal 4-way. Cosa fa? Se lo carica, no, ancora distrugge! Una scena già vista, distrugge la barricata e la schiena di Morris. Il pubblico si esalta, però Riot c'entra ben poco col match. Intanto qua Benny Green, reazione di Crazy Horse, la segna della spalla, attenzione, potrebbe essere la fine. Intanto qua si sposta, Riot si esalta, ha schienato uno, due e tre, Crazy Horse batte Benny Green. E questo è un duro colpo per Benny Green. Non è fatta bello Frodo Gattone. Sta diventando tipo più piccolo come Benjamin Button, che era Gattona, tra un po' che inizierà a parlare a monosilla. Attenzione, Ryan qua, tutto il piatto. Però poi arriva Robert! E lo colpisce!
Ma che palle! Ecco l'amico! Attenzione, infatti si esalta Morris! Ringrazio, intanto qua Benny Green cosa fa? Colpisce le spalle a Crazy Horse! Se lo carica sulle spalle! Ancora una go to sleep! A segno! Intanto qua cosa fanno? Lo picchiano in due! Visto cosa voglio essere codardi? Attenzione, arriva Nonimi! Nonimi alle spalle di Benny Green! Calcione! Ma segna anche lui con una trip to hell! Intanto qua ne approfitta Robert Lynch, le mette in massacra Riot, una piccola vendetta per Morris. E qua attenzione, perché qua indica Anonymi, ce la prende con Crazy Horse e va a segnare una clothesline. Anonymi mentre quei due, Robert e Morris, hanno letteralmente asfaltato Riot. Bravo Morris. E intanto noi quindi ci salutiamo, ringraziamento a Simone che mi ha fatto compagnia, è stato di grosso aiuto. Ci vediamo presto, saluto anche a Tommy che quest'oggi non è potuto essere con noi. Ciao a tutti, buona serata. Ciao ragazzi, ci vediamo su Twitch per l'estrazione delle entrate. Buona serata a tutti, allora, grazie a Jack, grazie a Tommy. E come dice Zata, vedo tutti, Jack. WWE non muore mai.